Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima serie su Life is Strange True Colors. Vi ricordo ragazzi che potete sostenere i video lasciando un bel pollice in su. Per questo primo episodio vediamo se riusciamo a raggiungere almeno i 100 like. Io vi ringrazio perché questa serie mi è stata richiesta veramente da diversi di voi. Io purtroppo questo gioco ragazzi l'ho già portato sul sito Viola, però ci tenevo comunque di cuore a portarlo anche qui su YouTube, primo perché comunque l'ho giocato un po' di tempo fa, quindi ovviamente non ricordo tutto perfettamente, secondo perché ragazzi come ho sempre detto giocare i giochi da soli e giocarseli in live non sono la stessa cosa, quindi avendolo giocato in live ho come sentito di essermi persa qualcosa ragazzi, perché ben sappiamo che quando giochiamo per conto nostro possiamo davvero riuscire ad immedesimarci completamente nell'atmosfera del gioco, ed è una cosa che ovviamente ragazzi io non ho potuto fare giocandolo in live, quindi penso proprio che questa serie significherà come giocarlo di nuovo per la prima volta. Vi ricordo ragazzi che attualmente è possibile abbonarsi al mio canale, trovate il bottoncino qui in basso o comunque nella home del mio canale YouTube, grazie in anticipo, per cui io direi di non perdere più tempo e di andare ad incominciarlo. Come potete vedere ragazzi ho finito di giocarlo il 29 settembre, per cui comunque sono passati più di 2 mesi e per questo che vi dicevo che sarà come rigiocarlo per la prima volta, ovviamente non ricordo precisamente tutto quello che accade e quindi sono veramente impaziente di potermi finalmente rimmergere ragazzi nell'atmosfera di Life is Strange. You've been at the Helping Hands group home for 8 years. We've been through a lot in that time. We have. And now you're finally leaving to live with your brother. My brother Gabe. It says here he lives in Haven Springs, Colorado. Is that correct? That's a big move. Do you have any plans as far as school or a job? My brother said I might pick up a few shifts at the bar he works at. So you'd be dealing with people? Maybe. Does your brother know about your issues? Is that an official interview question, Dr. Lin? Alex, you know that I care about you. With everything that has happened, I just want what's best for you. He doesn't know. No one will once I leave this place. I'll just be a normal girl in a normal town. Tra l'altro ragazzi non vedo l'ora di giocarlo anche perché avendolo giocato sul sito Viola io avevo disattivato le musiche e sinceramente se YouTube mi dovesse disattivare la monetizzazione ai video per le musiche presenti non mi interessa perché voglio finalmente potermi godere le belle musiche presenti in questo gioco e ovviamente insomma chi già come me conosce il gioco sa di quale problema della caratteristica di Alex, che secondo me ragazzi è stata resa veramente troppo bene, ma comunque veramente io voglio fare totalmente tabula rasa nella mia testa ragazzi e davvero giocarmelo come se fosse la prima volta, ok? Quindi non voglio farmi influenzare da quello che ho scelto nella prima run. Ovviamente sappiamo chi è Gabe ragazzi, è suo fratello e non vedo l'ora tra l'altro di incontrarlo di nuovo sinceramente e, allora, a parte il fatto che già graficamente c'è stato un enorme salto di qualità e questo wow e spero ragazzi davvero che il mio computer non dia problemi, posso solo incrociare le dita e sperare che vada tutto bene, perché ogni tanto qua gli spuntano delle sorpresine. Ma
Mamma mia, è bellissimo. I'm a phoenix in the water, a fish that's learned to fly, and I've always been a daughter. The feathers are meant for the sky. So I'm wishing, wishing further for the excitement to arrive. It's just I'd rather be causing the chaos and laying at the sharp end of this night. With every small disaster, I'll let the water steer. Take me away to some place real. 'Cause they say home is where your heart is set, and snow is where you go when you're alone. It's where you go to rest your bones. And it's not just where you lay your head, it's not just where you make your bed. As long as we're together, does it matter where we go? Ok, penso che devo muoverla io, ragazzi, ma questa canzone è così bella che veramente non ho il coraggio di interrompere sto momento. Accidenti. I'll let the water steal. Take me away to someplace real. 'Cause they say home is where your heart is heading. Snow is where you go when you're alone. Is where you go to rest your bones. Ok, vado, ma a malincuore, ragazzi. Holy shit, that's really him. Oh, what's the protocol for reuniting with your long-lost sister after 8 years? Abbraccio, chiaramente, senza pensarci due volte. I'm cool with the hug if you are. Crushing my ribs, still part of the protocol. Già solo, regà, per il sorriso che it's ha. So good to see you again. I can't believe you're here. Non puoi non abbracciarlo, che diamine. She's all grown up. And I missed it. I'm a lot taller, huh? Yeah, yeah. Time will do that to you. Are you ready to see the town? Certo. Hell yeah, let's rock and roll. No, cioè, certe risposte, raga, vengono... cioè, così. Me neither. But I love the enthusiasm. Okay, the Black Lantern is just up the street. I mentioned I live above a bar, right? Even better. How was the trip? You must be wiped. I'm good. The drive through the mountains was amazing. Eleanor, hey, Alex just got here. Alex, meet Eleanor Laith, owner of the flower shop, and honest to God, royalty of Haven Springs. Oh, it is so nice to finally meet you. Welcome. Oh. Che tano. We are so glad to have you, Alex. Gabe told us all about you. I'm glad to be here. She seems nice. Yeah, she's great. A little quick on the draw with hugs, though. Hey, ma beh, che fa? Yeah, no shit. Welcome to Haven.
No, il posto è bellissimo, ragazzi. Cioè, ispira bellezza solo veramente così a primo impatto. Cioè, per me che è troppo carino. Comunque valeva la pena, ragazzi, di giocarlo con le musiche, perché quel momento di lei sul ponte, se non sbaglio, e quando l'ho giocato la musica era stata rimossa chiaramente. Absolutely. If you follow me inside, you'll find our prize exhibit. Gabe Chen buys makeup flowers for angry girlfriend. Oh, I can't wait. It's gotten so reviews. Hey, Gabe. Riley, meet my sister, Alex. What's your greatest weakness? What? It's for a college interview. We've been debating this one for days. Gabe insists that I give an honest answer. It's always better to give an honest answer. And what's the alternative? Lying? Not lying, more like strategic half-truthing. Like, I work too hard or I save too many puppies. They could smell that bullshit a mile away. I've been trying to warn her. Oh yeah? What would you do? Qui, ragazzi, cioè, ovviamente, fossi io, darei ascolto a Gabe comunque. Cioè, a sto punto meglio non ne sta, anche perché appunto se magari lì ci metti una stronzata e che ne so, poi te beccano sul fatto che hai detto una stronzata, magari non è tanto carino. Per cui per me sarei sincera. I would be honest. It's usually harder, but then you come off as more authentic. Called it. Wow. You two are already wonder-twinning your way through town. Mm-hmm. Seems that way. Alex, help me out real quick. What do I get for Charlotte? Sunflowers are her favorite. Che belli girasoli. Lily of the Valley is great for saying sorry. Sì, però se i girasoli sono i suoi preferiti, direi... Allora, sarebbe interessante anche stare a chiedere cosa hai combinato. In effetti, quasi quasi, se vogliamo fare un attimo gli impiccioni. What exactly are you apologizing for? This time around? Maybe the toilet seat? Ma dai! Ok, ci lascia comunque scegliere, per cui io andrei su girasoli. A parte che a me piacciono da morire, quindi se sono i suoi preferiti... If Charlotte loves sunflowers, go with the sunflowers. That's what I was thinking. Colpo di genio proprio. You know, if Mac brought me flowers half as often, well, he wouldn't be Mac. Is it still on and off with you two? Sort of. More on right now, but wait 5 minutes and ask again. Put this on my tab? Yeah. Are you sure you don't want to just tell Mac about the interview? No, not yet. I'll handle it. Okay, your call. We can leave when you're ready. Sounds good. Might as well have a look around before we leave. Ok, allora, come al solito, ragazzi, io vi chiedo scusa se non parlo molto, però chiaramente, essendo un gioco ricco di dialoghi, starci a parlare sopra non mi sembra il caso. Per cui, come sempre, mandatory. Sapete, ragazzi, che... che insomma rispetto un rigoroso silenzio, per cui diamo prima un'occhiata in giro. È quello che ha detto Gabe, ha detto che sono i suoi fiori preferiti. The tiny house movement is really taking off. Che senso, sono casette per gli uccelli in fin dei conti, no? You can make anything pretty if you shove a bouquet inside. Aspetta. Oh, no category for estranged brother you haven't seen in 8 years because you were ripped apart by the foster care system? That's a shame. Beh, la vedo un po' difficile e lunghetta da mettere in un biglietto di auguri. This gnome has been places. Il suo sguardo dice tutto. E c'è questa cosa carinissima che si può fare. Cioè, piazzarli, appunto, degli occhiali da sole. E... una cosa simpi da fare. Perfect. Gli donano tra l'altro particolarmente. That guy's bad to the gnome. Right? I heard he won the Nobel Peace Prize. Oh god, please stop. Bellissime. Bellissime. No problem.
Bellissimo. Allora, non so se abbiamo guardato tutto, però prima di andarcene direi di arrivare fin qua dietro, anche se non penso che potremo entrare. Per cui posso guardare Hopefully my Riley? advice doesn't derail her entire life. I'm sure it's Vabbè, fine. cioè, anche se le hai dato un consiglio, non è detto che lo segua, per Aw, carità I divina. wonder who they are. Cute, right? Eh sì. Yeah. Are those your grandparents? No, but they were like family. Alistair and Ava Murphy. Nana bought the building from them before I was born. Ah, ok, quindi erano i precedenti proprietari di sto posto, How to kill praticamente. everything you touch. A flower book by Madge Chen. It's me, ragazzi. Pure a me, non mi date piante, non mi date cose, ragazzi, perché a me muore qualsiasi cosa, ve lo giuro, nonostante mi ci impegni, mi ci impegni, mi ci impegni, mi muore qualsiasi cosa. È bruttissimo, Ready? perché comunque le piante, i fiori sono così belli, però c'è chi è capace Thanks. See di you soon, Rye. occuparsene e chi no, tipo la sottoscritta. Benissimo, adesso che abbiamo preso i fiori per far perdonare il nostro fratellone, direi di How long have you and procedere. Charlotte been dating? About 3 years now, I think. You Non must sono spend a lot of pochissimi, money on bouquets. eh. She's worth it. Beh, allora dovresti stare un attimino più attento. Aspettate un attimo. Qua si può dare un'occhiata. These are really nice. Thanks. I hand wove every wreath myself. Wow. Well, here we are. Ah, ecco, minchia, mi hanno tagliato così il dialogo improvvisamente. Aspetta un attimo, Gabe, che qua c'è la Local possibilità di. beekeeper breaks state record for total number of bees. Beh. Stop the presses. Hey, don't hate. How many bees do you have? Last time I checked, like Manco zero una. bees. Vabbè, cioè, il record di api allevate, ragazzi, non è tanto uno scherzo. Comunque, direi prima di guardare qua. Wow. Just Con delle zampette di una capretta sulla schiena. Yoga con le capre, wow. ragazzi, What the shit is cioè. goat yoga? Yoga with goats. Welcome to Colorado. Curioso e interessante, direi. I bet Gabe keeps the flower shop in business all by Beh, se himself. fa guai ogni due per tre. Gabe Chen, flower delivery man. I know, right? Let me duck in here and smooth everything out. It'll only be a minute. I'll introduce you properly later. Once, you know. It's no problem, really. Ok. Buona fortuna, campione. Torna It's gonna vincitore. be longer than a minute. Trust me. Oh, hi there. Gabe's your brother, right? I'm Ethan. Charlotte's my mom. Hi, Esatto. Ethan. I'm Alex. What you reading? Ninth Warden. Oh, has she found the Scepter of Serenity yet? She's looking for the Entusiasmissimo scepter, proprio. but I think she'll need the Bangle of Vanishing to get to it. Quando incontri un altro nerd, ragazzi. Mi piacerebbe essere invisibile o l'anello di fuoco. Wow, cioè, vuoi mettere, raga, Dio diventa invisibile, oddio, io ho l'anello di fuoco, tipo l'anello del potere, per cui direi l'anello di fuoco. I'd rather shoot fire from my hand, burn all my enemies to a crisp. Beh, What if you're del high-fiving a potere. friend and the fire ring goes off? Risky. Beh, ogni potere ha i suoi rischi, eh? Comporta i suoi If you rischi. like comics, I can show you the one I'm making. Che I'd love cheap. to see it. Sta scrivendo un suo fumetto. Cioè, raga, come fa a non essere troppo cheap? Oh. You can keep it if you want. I made a bunch of copies to sell in the record store. Che This is tenero. awesome, Ethan. I can't wait to read it. Are you going camping? You know the mines? No, I sono know they appena arrivata. exist. There are a bunch of old tunnels all around the mountains. I think I found a way into one. E tu vuoi andare a I giocare lì? mean, I'm not an expert on old mines, but that would scare the crap out of me. I just like to explore sometimes.
It's no big deal. Cioè, sto ragazzino va da solo, ragazzi, in miniere vecchie, abbandonate. Non preoccuparti, però, cioè, te devi stare attento, ragazzi. I know we just met, but be careful out there, okay? Comunque un bambino, ragazzi. You don't need to worry. Really. In giro da solo, in ste miniere. Cioè, raga, nelle miniere ti perdi, non è uno scherzo. Nice meeting you, Ethan. Ciao. Perfetto, ci dirigiamo al negozio di dischi, perché questa bellissima cittadina ha anche un negozio di dischi, ragazzi. Oh, wow. Che figo. Che spettacolo, ragazzi. Cioè, ogni ambientazione di sto gioco è fatta troppo bene. He'd save up for weeks from his shitty car wash job just to buy us something to listen to. It's crazy. Here I am, years later, still waiting for my big brother in the record store. Spettacolo. Except this time, I'm buying the record. No way. Ciao bella. Mazza che gnocca, raga. Sfidare zombie. Che carina, ha fatto scegliere a noi. Citizens of Haven Springs, that was the Wednesday with Bomb Squad. Up next, a very special request from some chick. Sorry, the store's actually closed right now. Which is confusing because. Poi mi piazzano di fronte pure sto Ryan. Wait. Porca vacca. Are you Alex? That's me. Sai il mio nome! Sai il mio nome! Gabe's been talking about you coming since. Forever. I'm Ryan. Piacere mio, Ryan. Hi, Ryan. Nice to meet you. So, all the way from Portland, huh? What do you think of Haven? Carina, carina, cioè veramente regalo. Cool, non mi viene so manco far da pensarci su queste, like, risposte. This perché record store is amazing. Cioè, così bella. I didn't expect anything like this here. Yep, it's our cultural landmark for sure. So the store is closed, but they opened it just for you. You must be picking up something pretty important. Yeah. Well, you could say that. An outdoorsman's guide to the calls of common birds. Wow, that's. Beh, nerd, non so se è il termine esatto. Inaspettato? Not what I was expecting at all. It's a pretty obscure record. The National Park Service gave it 5 stars. Beh, allora adesso è roba buona, so, insomma. You're a Colorado State Park Ranger. It's all ranger coming into focus. Well, bummer the store's closed. I was thinking of getting a gift for Gabe, but I'll figure something else out. I don't even know if he still listens to records. He does. Charlotte just got him a record player for his birthday. Grazie per la dritta, Ryan. I'm pretty sure he put something on hold. Wow,
Wah. Quanto ci sta aiutando sto ragazzo? Steph won't mind. Be the easiest sale she's ever made. If I could just find the whole list. Beh, quanto gnocco pure Ryan, regà. I know I saw it before. Wanna help me look? Oh, yeah. Assolutamente. Any ideas on where to start? Come potrei dirgli di no? Steph leaves stuff all over the place. Davvero ottimo. Allora cominciamo a dare uno sguardo. Intanto, qui ragazzi, c'è questa cosa, insomma, questa novità. Ci siano tutte quante le conversazioni, come potete vedere, ovviamente fino a un certo momento. In questo caso, ragazzi, la conversazione risale dal momento in cui Gabe, praticamente è riuscito a trovare il suo numero di telefono, che come abbiamo potuto appunto ben capire, sono 8 anni, ragazzi, che non si vedono, sono stati separati, e quindi lui ha trovato il suo numero, chiamami subito, è stato bello sentirti, parliamo di nuovo più tardi, e quindi poi insomma hanno continuato a sentirsi, bla bla bla, si sono aggiornati, parlano di musica, chiaramente hanno interessi in comune, un po' così, ma non posso farci niente, serve aiuto, a nostro bene, grazie. E poi lì Gabe proprio gliela pam, gliela buttata lì: vuoi venire a vivere a Haven? Perché mazzo, in che senso? Non alieno, non sei un alieno, sei Ellie. Ah, ok, il correttore, pure questa cosa è spettacolare, ragazzi. Infatti pure io avevo letto alieno, ma non capivo, insomma. Ellie sveglia, lol, ciao, sei ubriaco? No, sono sempre così, è la norma, insomma, abituati. Rispondi alla mia domanda. E poi lei gli ha detto: vai a letto. E poi lui la mattina dopo ha scritto: shit, ho scritto da ubriaco. Quindi lei ci aveva preso in pieno. Ero serio, però l'offerta è ancora valida, Heaven è carina. E poi lei non ha più risposto e sono passati diversi giorni. Lui le ha scritto: come vai, da un po' che non ti fai sentire, tutto ok, Alex, chiamami quando vedi il messaggio, come stai? Insomma, lei ha continuato a non rispondere. Qui fa tutto schifo, ma ne ho passati di peggio. E poi lui: fammi sapere se hai bisogno di qualcosa, non riesco a credere che vieni veramente, e vai. Questo dopo un paio di settimane, evidentemente, lei ha detto: guarda, a sto punto facciamo sto cambio finalmente, grazie per avermi mandato il biglietto. Attenzione, ok, alla fine evidentemente hanno parlato per telefono, chiaramente, quindi lui le ha mandato il biglietto: sei la mia salvezza, non vediamo l'ora che arrivi. Che cipi. Dopo 20 giorni, domani è il grande giorno, ti serve qualcosa? No, ho tutto, non ho molta roba da portare. E quindi poi niente, arrivo fra un'oretta, non vedo l'ora, ti aspetto. Che cosa tenera, regà. Arrivo. Ah, ok, adesso lui le ha mandato la foto con lui, Charlotte, ovviamente, e i fiori. Ragazzi, sono più ok del mondo, avevi ragione sui girasoli, vedete, mi sa che dovrò abituarmi a dirtelo, non mi stancherò mai di sentirlo. Invitata nella pagina nel nostro quartiere su MyBlock, dalle un'occhiata quando hai tempo. Quindi praticamente c'è anche una sorta di social network, ovviamente inventato per il gioco. Qui, ragazzi, ci sono i messaggi della dottoressa Lynn, che risalgono a gennaio 2018 addirittura. Cognizione del tempo, come va dopo tutto quello che è successo, attenzione. E lei chiede se Heather sta bene. È importante, ragazzi, comunque leggere questi messaggi, perché comunque ci fanno un attimino capire, anche se molto alla larga, cosa fosse insomma la realtà di Alex prima che arrivasse qui. Quindi secondo me è stata peggiore di quella che possiamo immaginare, un po' agitata come potrei immaginare, ma non si è fatta male, mi dispiace molto. E poi il 13 marzo, dove sei Alex, le tue cose sono sparite, rispondimi Alex, nessuno sa dove sei. Quindi lei se l'è pure data a gambe, evidentemente, quindi è scappata senza avvisare nessuno. Capisco che ti trovi in una situazione piuttosto delicata dal punto di vista emotivo, ma vorrei parlarti, ti sei sistemata? Sì, posso venire un secondo in camera tua? Quindi evidentemente poi mesi dopo è ritornata nel posto dove era. E quindi lei, insomma, adesso il 28 aprile, quindi il giorno in cui è arrivata a Haven, la dottoressa le ha scritto: in bocca al lupo con questo nuovo capitolo della tua vita, se hai bisogno di me sono qui. E Alex ha letteralmente bloccato il numero, quindi non riceverai più messaggi o chiamate. Dopodiché qui abbiamo conversazione con una certa Chelsea. Alex, sono Chelsea, grazie mille per avermi aiutata con Harley ieri sera, mi fa ancora male la mascella, ma sarebbe stato peggio così senza il tuo intervento. Quindi ragazzi, cioè, situazioni abbastanza delicate, no? Non preoccuparti, non sono tutti
tutti così nelle case famiglia, quindi ovviamente è stata probabilmente non solo in una casa famiglia, in più case famiglia. Grazie, non credevo che avrei ricevuto dei regali di compleanno, non ringraziarmi, gli orfani, bla bla bla, scusa il disturbo, mi presti qualche assorbente? Guarda nel cassetto il mio comodino, sei la mia salvezza, grazie. Una cosa importante era dirti, non riuscivo più ad aspettare, alla fine del mese vado a vivere con mio fratello in Colorado, quindi questi primi di aprile. Lasciarti è l'unica cosa negativa, mi dispiace un sacco, sappi che ci sarò sempre per una telefonata o un messaggio. Congratulazioni, non essere dispiaciuta, sono davvero felice per te. Possiamo parlare a fine settimana, buona fortuna. Oggi mi mancherai, quindi questo oggi stesso, mi mancherai un sacco. Sei la persona più forte che conosco. Sono felice di averti incontrata, quindi evidentemente è una ragazza con cui condivideva la stanza o comunque ovviamente con la quale era stata nella casa famiglia. Una certa Bridget, non pensare di appartenere alla nostra famiglia stronza. Uè, ok, non rimarrai qui, tornatene da dove sei venuta. Chissà cosa direbbero i tuoi, tanto non ti creverebbero, mi stai scrivendo messaggi genio, delle prove scritte, vaffanculo. Quindi questa evidentemente era una ragazza, una figlia di una famiglia nella quale era stata un attimino probabilmente accolta. Quindi c'è... Cioè, situazioni, ragazzi, veramente antipatiche e difficili. Ovviamente adesso non ci mettiamo a leggere tutti quanti i post e i commenti, però come potete vedere, ragazzi, gli hanno dato proprio la forma di un social network dove ognuno c'è il proprio account, dove ognuno scrive i propri commenti, è una cosa meravigliosa. E Gabe, questo ragazzi merita di essere letto, che scrive: domani finalmente arriva mia sorella Alex e mi aspetto che facciate uno sforzo e vi comportate bene, le aggiungerò a My Block appena arriverà, datele il benvenuto, che emozione, riuscivo a malapena a sopportare un solo Chen, non ci credo, è già domani, dice Ryan. Sono felice per te, stasera ti offro una birra per festeggiare. Insomma, cose cipi, ragazzi, cose tenere. E la Typhon Mining ricorda a tutti i cittadini di Heaven che la Typhon detonerà delle cariche questa sera alle 21. Per cui, ragazzi, proprio nelle miniere che sono state nominate poco fa. Per cui, che mi sono persa? Ok, My Block, ho letto tutto, ragazzi, perfetto. Per cui, possiamo finalmente tornare qui in gioco. Polizia di primavera chiama subito, quindi qua c'è la bacheca degli annunci, chiaramente. Okay, Steph. Let's see what you're into. Scelte dello I'm staff detecting an indie stesso, pattern. per Okay. cui Seriously obscure indie pattern. quindi scelte da Calling staff. impressed. Ok, quindi sono dischi, chiaramente. Consigliati dallo staff del negozio, appunto. Ma vediamo un po', qua c'è un volantino della You're not the miniera boss of me, poster. che dice: sito minerario attuale, l'azienda metterà i suoi interessi privati. Sì, certo, preserviamo le nostre montagne. Standing on Ovviamente. stage in front of a crowd of strangers? Fuck, creepy crawlies. Serata, That's the ah, stuff of open mic, nightmares. ok, karaoke dal vivo, attenzione al Black Lantern, ragazzi, che è il posto dove lavora Apparently, Gabe. plants can feel pain. But can they cry seeing all of melancholy and the infinite sadness in bed? I don't think so. Queste dissertazioni Now assurde. there's a radio contest I might actually be able Concorso to tuffo win. nel passato, indovina il titolo di 10 classici per vincere una TV a schermo piatto, addirittura, ok. Un piccolo concorso per gli amanti della musica, magari anche un po' vintage. Ninth Warden, hero of the intergalactic peace wars and friend to lonely children everywhere. Ok, quindi fumetti molto interessanti. Facciamo attenzione, cerchiamo di guardare un po' tutto, ragazzi, visto che siamo degli spioni. Is it wrong that the note makes me want to touch it more? Quindi significa... Is it wrong Sì, that the note ok, ho makes me sbagliato want to il touch it more? tasto. Se la toccassi davvero? Bing, Are you trying to die? I Solo wanted to see what would happen. lontanamente, guarda, solo You're lontanamente. just lucky Toccala e Steph's behind muori. a soundproof. It's been so long since I've played. Spartiti, minchia, c'è veramente di tutto. Perpetual motion. Looks exhausting. Beh, si muove continuamente. In these Clarinetto. troubling times, the world could really use more rock songs with clarinet solos. How do I get a rich Polish clarinetist to buy me things? Fabbricato in Polonia, apparteneva a Igor Sobieski, un celebre clarinettista sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale. Attenzione, minchia. Roba seria davvero, Gabe and I used ragazzi. to dream about cutting demos all the time as kids. Never got there. Allora, quindi qua dietro ho controllato. Controlliamo qua. Colorado digs its alt rock, I see. Vabbè, Steph è lì dentro che si diverte. E qui c'è un micio chip. I did a report on Jane Eyre once in high school.
I'd love to actually read the book one day. Calendario delle faccende. Chores are an excellent way to learn personal responsibility, Alex. Fai lo scherzetto a Diane, lavare i pavimenti, catalogare i nuovi arrivi, lavare i pavimenti, insomma, cioè, ci stanno le faccende importanti. E qui c'è una micia chip. Valkyrie. That's one badass. Esatto, e si chiama Valkyria, ragazzi. Che nome imponente. Ed è uguale alla piccola Robin. È uguale alla piccola Robin. Amore, cipi! Is that the hold list? Già. Ovviamente i gatti, come al solito, si mettono giusto nei posti dove non si dovrebbero mettere. Per cui, ovviamente, io non mi azzarderei manco nella vita, ragazzi, a spaventarla. Cioè, non esiste proprio. Proviamo a spostarla. Don't freak out. I'm just gonna... Okay, just kidding. I'm surprised you got out of there with tipico both your hands. Dei gatti, tipico dei gatti, esatto. She's sitting on the hold list. We could use her toy to lure her away, if we can find it. Ok, allora, give me a hand. Sta credenza non l'ho guardata Gabe's prima, record tra l'altro. Is in here. Ah, but which one is it? Però giustamente, allora, vediamo di aiutare Ryan. Any luck finding that cat toy? Not yet. So, what's the prediction? What do you think Gabe listens to Vabbè, these days? Non lo so. What the fuck? Scream a cappella. Boh, la butto là così I a cazzo. I think Gabe's gotten so emo that he doesn't like instruments anymore. Just dudes screaming and crying. Vabbè, dai, no, secondo me no. Dear God. infatti. Sai che schifo. Well, there's only one way to find out. Prendere quella lista. Let's see if we can find that cat toy. Dove sarà mai sto giochino per gatti? Io vi giuro, ragazzi, che davvero sti dettagli manco me li ricordo. Quindi, allora, da qua non ci fa muovere. Per cui vediamo un attimino. Looks like a toy could live here. Di guardare qua in giro. What if he exclusively listens to Smash Mouth? Wait for it. Cover bands. Ugh. No. I disown him. Damn. Ok, adesivi, pensavo fosse la cassa. Però la cassa è chiaramente questa, insomma. Non credo you che sia nel registratore register. Di cassa. Ok, but what if it's three unbroken hours of improvisational jazz flute? Potrei spararmi in un occhio. While writing scathing film reviews. Yeah, and sipping a $50 Americano. Minchia, raga, questi hanno una presenza di spirito che è incredibile. C'è sempre pronti per una battuta, è una cosa meravigliosa. Quindi ovviamente nel registratore di cassa non c'è. Sulla mensola non mi sembra che sia. What if it's the original Broadway cast recording of Cats? At least that'd be ironic. No toy to be seen. Niente giochini. Ok, proviamo. Qua di sicuro sta in mezzo Maybe alle cianfrusaglie. And we have a winner. Ovviamente c'è una roba del genere, non poteva che stare in mezzo ai cianfrusaglie. Vediamo se la nostra piccola Valchiria si fa convincere adesso. Be safe out there. If I die a horrible cat related death, tell Gabe I'm sorry. Amore smici. Ti piace il giochino, amore chip? Amore, guarda come ha tirato dal giochino. Who's the superior mammal now? Amore più cipi del mondo, quante mici. Amore, fatto l'agguato, quante cipi. All right. Good idea. Thanks. Missione riuscita. For a guy who lives in the woods, I'm Ce l'abbiamo. Pretty good at this customer service. Amore, tu gioca. Che dice la lista? Gabe, Tiny Blue Bot. Non ho idea. Should have known. Wait. Seriously? Gabe and I used to listen to records together all the time. We'd forget about the world and rock out for hours. You gotta tell me what Gabe was like as a kid. Any ammunition you can give me? No, dai, era un cazzone, no. Cioè, Gabe già solo con la faccia che ha non puoi non volergli bene. Per cui, cioè, sì, anche per prenderli in giro ci cioè, potrebbe star, ma non me va. Era molto cazzone. Actually, he was a pretty badass older brother. Beh. He smoked cigarettes, which at the time I thought was awesome. And he somehow managed to get his first tattoo when he was 12. What?
Damn. The legend only grows. All right, you're looking at 20 even. Ce li abbiamo, signori. No, no way. I can't believe you're doing this again. Come on. Do you have any idea how much time I've put into this? You just... No, dude, I can't come over there. I'm working. It's called a job. Maybe you'd understand if you ever had... I can watch the boost if you gotta get out of here. Hey, hold on a sec. Are you serious? Well, you have a playlist, right? I think I can handle that. You're a lifesaver. Oh, no bird calls, though. I'll be there, one sec. Organizing a LARP shouldn't be this hard. Are you okay? Ora va meglio. Sorry. I was just a little thrown for a moment. Thanks. You got it. Grazie per l'interessamento. Così cheap pure lui. Hey! Somehow I knew I'd find you in here. Things went well with Charlotte? Thanks to your help. I can't wait for you guys to meet. I think you'd be great friends. Io li voglio troppo bene. Speaking of, my two favorite people in my favorite place. What have you guys been up to? Mamma mia, stavo parlando di uccelli. Sono un po' male. Stavo giusto ficcanasando un po' in giro. Just looking around. This place is pretty sweet. Sì. Every time I'm in here, it reminds me of you. I'm not surprised you like it. Anyway, I'm glad you two met. Not only is this dude my best friend, he's the best guide to Haven you could ever find. And this dude hands me the best beers? Hey, by the way, Mac was in here earlier, and he really wants to talk to you. He knows where to find me. Anyway, my shift starts in 20. Ready to go? Tag along? I'll catch up. I got a radio show to host. Eh sì, gli tocca. Gliel'ha detto a Steph. Ciao caro, grazie. E che... cioè... regà, all'inizio, cioè, è tutto così tenero. Cioè, sono tutti così teneri. I should check in. Do you mind? No, yeah, no. Of course. Andiamo. What up, Monster Slayer Thanor? Hey. 1 week to the LARP. You stoked? Hell yeah. Attaboy. Though we gotta talk road trips next. It's a long drive to Denver. Are we driving with Steph? We'll see. She's a GM, so she's gotta be in Denver pretty early. What are you doing tonight? Mom says I'm supposed to stay at the Lantern until she gets off work. But I kind of want to hang out at home. Is that okay? Do you, man. But I'm going to check that homework later tonight, though. Better be done, capisce? Capisce. Non vuole. Good to meet you. Non yeah, vuole same. Andare a casa. See you around. Non vuole andare a casa. No, 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 so no, weird no. Seeing you do the dad thing. Dad thing? No, 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 no. No, no, I'm better than a dad. I'm like dad plus. We trust each other. He tells me stuff he doesn't even tell Char. Oh. Ethan didn't tell Gabe about going to explore the old mine. He trusted me to keep his secret. Should I? Or qui... should I blow his cover? Pure qua, ragazzi, cioè... cioè, a me dispiace, per carità, perché il ragazzino si è sentito di dirlo a me. Però chiaramente non l'ha detto ai più adulti, perché sapeva che sicuramente gli avrebbero detto di no.
perché comunque, ragazzi, perché è una cosa pericolosa e rischiosa. E quindi io non posso stare con sto peso sulla coscienza e quindi lo dirò a Gabe. Mi dispiace, Ethan, ma è così. I should probably tell you something. Shoot. Earlier when Ethan and I were talking, he mentioned exploring some old mine. Oh, man. He mm-hmm. seemed like he knew what he was doing, but I thought you'd want to know. This fucking kid. I'm gonna tell Charlotte. Just give me a sec. Ooh, Ethan's in trouble. Oh, really? We'll see. I appreciate you telling me. Vabbè, you did the right thing. Esatto, c'era la cosa giusta, raga. What do you say we get you settled in? So, this is what a mining town looks like. Thought there'd be more guys in overalls running around. With soot all over their faces? Exactly. What do they mine here, though? Used to be silver back in the day. And now? Uranium. They blow these big holes in the mountains and sell it off to nuclear power plants. Oh. Yeah. We'll actually be able to hear a blast later tonight. It's pretty intense. Sounds like it. Look who it is. Jed! Hey, got someone I want you to meet. Alex, this is my buddy Jed. Buddy hell, will you listen to this horse shit? His boss, he means. You own the Black Lantern. Uh-huh. For the last 12 years or so. It's good to meet you, Alex. Signore. Heard a hell of a lot about you. Oh? Only bad stuff. Mostly lies. Your brother's full of shit. You know that? He just about wet himself waiting for you to get here. Oh. Un po' come me. Quasi, aspetta, quasi, quasi. Oh, did he manage to hold it in this time? Good for you, Gabe. I like her. Yeah, she's okay, I guess. We're heading in. You coming? In a minute. Supposed to meet Eleanor to talk spring festival decorations. He tell you about the festival yet? Not in detail. I'll fill you in later. Like, you do not want to get this guy started. I'm loquacious, goddammit. It's charming. Oh, before you leave, word of warning. Max got that old bug up his ass again. So I've heard. Yeah. So, just, you know, eyes open. Anyway, you guys go settle. Alex, pleasure. I'll mind, Jed. So, spring festival equals mountain prom. It's a lot cooler than it sounds. Not possible. I'm picturing some straight up Wicker Man shit. Oh, you've been before. Okay. Okay, allora io spero che il giradischi, ragazzi, sia il salvataggio. Meno mi auguro, sinceramente, perché... Ok, ragazzi, ok, ho controllato. Mi ha salvato la partita esattamente qui. Allora, il primo episodio, ragazzi, è durato un pochettino di più perché comunque, insomma, l'atmosfera iniziale non mi andava di spezzettarla. Magari comunque dalla prossima volta, ovviamente, i video dureranno un pochino di meno, sempre fra i 30 e i 40 minuti. Io spero, ragazzi, siate contenti di vedere questa serie sul mio canale. Io sono veramente contentissima di poterlo finalmente portare qui su YouTube. Per cui grazie veramente di cuore a tutti per avermela richiesta. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!